Le ultime due date di questo tour primaverile di Non hanno un amico saranno il 27 a Vigevano e il 29 aprile a Sanremo al Teatro Ariston. 27 Vigevano, 29 Sanremo. Biglietti su teatro.it. Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. L'intento era questo. Mentre fuori impassava la bagarre, mentre tutti, ma proprio tutti, commentavano, sottolineavano, puntualizzavano, io dicevo no. Non parlerò anch'io di questa notizia, non mi farò trascinare dalla vanità, non dirò la inutilissima mia sul caso Scurati. Non lo farò mai. Benvenuti al secondo episodio di Fila sul caso Scurati, ieri e oggi. Ora i dirigenti nominati dal governo intervengono bloccando anche ospiti non graditi, come Antonio Scurati, a cui era stato affidato un monologo sul 25 aprile. Un po' perché la polemica non si placa, un po' perché più leggo gli indignati commenti e le spassose difese, più davvero mi spingo a pensare dove sarà il limite, dove sta quel punto in cui fermeremo la nostra difesa agli inferi. C'è una storia con più gente che sbaglia di questa? A iniziare da una destra di vecchi, dove persino quelli che vecchi non sono ci godono evidentemente a ragionare come i vecchi. Ma davvero ancora non riescono a mandare a cagare il macellone? Davvero pensano di essere gli eredi di quella robaccia così tanto da doverla giustificare? A ogni trasmissione mi dovete chiedere che cosa penso del fascismo, dell'antifascismo. Mi sono rotta le palle! Forse hanno paura di perdere i voti di quei quattro imbecilli che alzano il braccio nei cortei? Ma per quelli lì i fascisti non saranno mai fascisti abbastanza? Ma davvero Meloni e i suoi non si rendono conto di quanti voti prenderebbero in più se solo cominciassero a trattare il loro passato in maniera adulta? E se solo dicessero, il fascismo? La merda, noi siamo una cosa diversa, andiamo avanti. Ma basterebbe dire così e pure i busti del Duce nel salotto diventerebbero storia e non ideologia. Vedi, però sotto i piedi del Duce gli ho messo la stella rossa. C'è anche un simbolo comunista, però glielo penso sotto i piedi. Poi invece dall'altra parte a sinistra c'è l'allarme democratico, che mi ricorda un po' i siti del meteo, dove se dici che domani potrebbe piovere ti cliccano in 20, se invece dici che diluvia o nevica allora in 200, e quindi l'attenzione si attira così, col ritorno del fascismo, con la limitazione delle libertà, con la censura. In un paese dove chiunque si alzi al mattino non solo può dire la minchia che vuole, ma meno gliela fai dire e più quella roba diventa conosciuta. E se è vero che Vannacci senza gli indignati di sinistra l'avrebbero letto quattro familiari per fare un favore a un parente retrogrado, senza la censura di destra Scurati, quel discorsetto, perché diciamocelo, era un discorsetto, sarebbe passato tra le cose meno viste di giornata. Il dopo poi è stato un delirio allo stato puro, in cui l'unica cosa che ho ammirato è la dedizione dei giornalisti e degli opinionisti embed dai Fratelli d'Italia, pronti a recepire gli ordini che arrivavano dall'alto, ma proprio in un attimo. Si è capito subito che era arrivato il primo ordine. Dite che 1800 euro erano troppi, e loro, erano troppi, erano troppi, erano troppi. Poi il giorno dopo altro ordine. Dite che l'abortone non la guarda nessuno, e tutti, non la guarda nessuno, non la guarda nessuno. Uno spettacolo esilarante, se non fosse che quei giornali che prendevano per il culo i 700.000 spettatori dell'abortone vendono 20.000 copie contandole un po' larghe, vabbè. Intanto di là, nell'intelligenza di sinistra, provvedevano tutti a far sfoggio di mitomania. Non vogliono che si senta il monologo antifascista? Allora glielo faccio sentire io. E mi raccomando, guardate me mentre lo declamo. E Scurati veniva letto da chiunque sapesse leggere e si sentisse abbastanza salvatore della libertà per farlo, con il contorno di titoli e di dichiarazioni dello scrittore del tipo «Mi hanno messo un bersaglio in fronte», che adesso magari sbaglierò, ma denunciano un senso della misura quantomeno scarno. Questo tipo di aggressione, non fisica, certo, è una forma di violenza. E ti stanno disegnando un bersaglio attorno alla faccia. Poi magari qualcuno che mira quel bersaglio c'è. Per ora di Matteotti in giro non se ne vedono, nemmeno di Anna Politkovskaya. Non mi sembra ci siano problemi di sicurezza per gli intellettuali, a meno che non si contino come minacce gli insulti sui social. Quel posto dove se togli gli insulti rimangono foto di gatti e di fighe che ti invitano sul loro OnlyFans. Poi, come se non bastasse, scatta la gara a chi è stato più censurato. E ogni giorno c'è un censurato o una censurata nuova. E io penso a me. Ma possibile che io non sia mai stato vittima?
Ma sì, certo. Tipo quando mi hanno chiesto se potevo smetterla di fare le battute sui capelli del presidente del consiglio, che era anche quello che firmava i miei assegni. E devo dire, ho smesso subitissimo. Poi invece una volta si sono incazzati e mi hanno proprio tagliato un pezzo già registrato. Ma mica le destre, no? Avevamo preso per il culo un attore potente, e di sinistra. E niente, quel pezzo lì fu tagliato, ma tagliato di brutto, eh? Non ce lo comunicarono neanche, lo scoprì in onda. E secondo me faceva pure ridere quel pezzo, ma nessuno seppe che era stato tagliato. Né io lo dissi. Erano quei tempi lì, in cui la censura c'era davvero e faceva paura. Mica come oggi. A domani. Per commenti, suggerimenti, insulti o donazioni in denaro potete scriverci a nonhanunamico@gmail.com o nonhanunamico@coramedia.com. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.